E dopodiché, se il sindaco confermerà le sue dimissioni, arriverà il commissario nominato al prefetto. Okay, fino ma ci possono alla prossima finestra elettorale. Dei rallentamenti a questo punto sul Giubileo alle porte? Nel senso, no, nessun rallentamento di nessun genere, a parte che con il Giubileo siamo un perfetto, stiamo rispettando esattamente il cronoprogramma che ci eravamo dati, non abbiamo nessun ritardo, le gare stanno procedendo a pieno ritmo, stiamo andando come un treno, nei limiti del possibile, chiaramente il Giubileo riusciremo a portarlo a casa. Il commissario è plenipotenziario, nel senso che ha i poteri del Consiglio, i poteri della Giunta, ovviamente per governare Roma, come ho detto in altre occasioni, credo che il commissario dovrà trovare un sistema per dotarsi di una squadra, perché ricordiamoci che un solo commissario farà il lavoro, avevo fatto un conto, spero di non sbagliarmi, di 538 persone e del loro staff, quindi è una cosa molto molto impegnativa. E quando si andrà al voto, sapete? Credo che la finestra elettorale sia maggio del 2016, credo. Sì. Sta bene, ha appena incontrato i suoi collaboratori e è stato anche un momento divertente di ricordi belli di questi anni passati in Campidoglio.